Bentornati e proseguiamo con tre presentazioni seguite da 10 minuti di discussione per ciascuna, non tanto non sui contenuti, ma sulla forma, cioè alla luce di quello che ci siamo detti, ognuno di noi pensa e se ha tempo fa il commento e se no manda il commento all'autore della presentazione. Ho il piacere di presentarvi la dottoressa Elisa Pellegrini che ha, e la ringrazio, ha accettato l'invito a fare la prima lettura di 20 minuti. Il titolo della sua presentazione è La cura del diabete in ospedale. Dottoressa Pellegrini. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Fabbri per l'invito. Nella mia relazione cercherò di fornirvi gli elementi per il riconoscimento precoce e soprattutto l'inquadramento dell'iperglicemia. Cercherò di mostrarvi quali sono le possibili opzioni di trattamento, opzioni diverse a seconda delle diverse situazioni cliniche in cui ci troviamo ad operare. E vi darò anche gli elementi per evitare quelli che sono gli errori più comuni nella pratica clinica. Noi sappiamo che il diabete, con le sue complicanze, è in continuo aumento, tanto da indurre gli esperti a parlare di una vera e propria epidemia mondiale di diabete. In Italia ad oggi sono 3.600.000 le persone affette da diabete, circa il 6% della popolazione generale, con una previsione di crescita al 2030 fino a 6 milioni di persone affette. Ed è allarmante perché questi dati sono sottostimati. Se pensiamo che ogni 3 persone con diabete ce n'è ancora un soggetto con diabete non diagnosticato. Estremamente alta la prevalenza del diabete tra gli adulti ospedalizzati, che a livello internazionale, l'Italia è in linea con questi dati, oscilla tra il 12 e il 25%. Il diabete in ospedale significa anche alti costi. E in Italia la spesa per il trattamento del diabete mellito è circa il 10% della spesa sanitaria nazionale complessiva, circa 9 miliardi di euro l'anno. Di questo circa il 57% è relativo ai costi correlati al diabete in ospedale. Negli ultimi decenni sono aumentate le evidenze che un corretto controllo glicemico durante il ricovero ospedaliero migliori l'outcome clinico del paziente. E in particolare in questo studio di Kingsley, condotto su un ampio campione di pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva, si vede come all'aumentare della mortalità aumenti progressivamente, all'aumentare dei valori glicemici del paziente aumenti progressivamente anche il tasso di mortalità. In particolare, se vediamo, per valori glicemici superiori a 300, il tasso di mortalità è 4 volte superiore rispetto al tasso di mortalità per glicemie normali tra 80 e 99. Un altro studio molto interessante di Ann Pierretz, condotto sia in pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva sia in pazienti ricoverati in degenza ordinaria, ci mostra come la mortalità nei soggetti con iperglicemia è sensibilmente maggiore rispetto alla mortalità dei soggetti normoglicemici, ma anche soggetti con diabete mellito stesso. Questo indipendentemente dal fatto che in questi pazienti con iperglicemia venga o meno confermata la diagnosi di diabete. Ciò a dimostrare che non è tanto la diagnosi di diabete che peggiora l'outcome clinico, quanto l'iperglicemia durante il ricovero, ovvero il compenso glicemico. Quando parliamo di iperglicemia è fondamentale identificarla precocemente ma anche saperla classificare. Io devo riconoscere se il paziente è iperglicemico perché ha un diabete mellito noto, cioè diagnosticato e trattato prima del ricovero, oppure se sono di fronte a un diabete di nuova diagnosi o ancora se un'iperglicemia transitoria indotta e dovuta al fatto acuto intercorrente all'ospedalizzazione. E tutti quelli che sono le linee guida, le varie consensus americane e italiane ci indicano di misurare il valore di emoglobina glicata plasmatica per distinguere tra queste tre categorie.
Quindi per valore di emoglobina glicata maggiore di 48 millimoli moli faremo una diagnosi di diabete mellito non noto. Ma che cos'è che determina l'iperglicemia da stress? Una condizione che abbiamo visto è sì transitoria, tuttavia però è correlata a un'alta mortalità intraospedaliera. Sono tanti i fattori che la possono determinare. Da una parte fattori legati al paziente, pensiamo ad esempio alla sua riserva pancreatica o all'insulinoresistenza. Dall'altro fattori legati alla patologia. Durante una patologia acuta vengono rilasciate citochine infiammatorie che attivano uno stato di insulinoresistenza e vi è una deregolazione ormonale con la liberazione di ormoni controregolatori che aumentano i livelli plasmatici di glucosio. Ma anche il trattamento stesso che non possiamo offrire al paziente, pensiamo a nutrizioni artificiali, a steroidi, determina un'iperglicemia. Una volta che si è instaurata un'iperglicemia si attiva un meccanismo con feedback positivo che va a peggiorare la gravità della patologia stessa e dall'altro aumenta le necessità di trattamento. E quindi è fondamentale bloccare questo circolo vizioso e andare a trattare precocemente l'iperglicemia. Quali gli obiettivi glicemici raccomandati? Dipende dalla situazione clinica in cui mi trovo. Se mi trovo di fronte a un paziente critico, ovvero un paziente ricoverato in un'unità di terapia intensiva, pensiamo a un paziente con grave insufficienza d'organo, un paziente con instabilità emodinamica, sepsi grave, gravi alterazioni metaboliche, o dall'altro un paziente non critico ricoverato in unità di degenza ordinaria. Nei pazienti critici io devo sempre mantenere i valori glicemici tra 140 e 180. Devo iniziare un trattamento sempre per valori glicemici superiori a 180 ed evitare valori glicemici inferiori a 110, che costituiscono un grave rischio di ipoglicemia per il paziente. Solo quando il paziente è più stabilizzato, io posso anche accettare valori di glicemia compresi tra 110 e 140. Nei pazienti invece non critici, quelli ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, medici o chirurgici, devo mantenere la glicemia prima del pasto inferiore a 140, la glicemia postprandiale inferiore a 180. Devo evitare l'ipoglicemia, cioè valori glicemici inferiori a 70, e rivalutare la terapia se le glicemie del paziente sono persistentemente inferiori a 100, sempre per il rischio di ipoglicemia. In ambito ospedaliero è bene ricordare che l'utilizzo di quelli che sono i più comuni ipoglicemizzanti orali ha delle nette limitazioni, legate al fatto che hanno una lunga durata d'azione e quindi questo le rende poco maneggevoli. Pensiamo ai pazienti con un'insufficienza renale o pazienti di cui non sono sicura sulla loro alimentazione. Sono farmaci che hanno un effetto sulla glicemia non immediato, per cui non posso utilizzare un ipoglicemizzante orale per correggere rapidamente ad esempio un 300 di glicemia e hanno dei dosaggi non facilmente modificabili. Pertanto ricordiamo che in ambito ospedaliero la terapia di scelta è la terapia insulinica. Quale tipo di terapia insulinica? Quale schema? Anche qui rientriamo in ambiti clinici. Ho un paziente critico, un paziente che non si alimenta per OS nella fase perioperatoria con gravi turbi metaboliche, devo instaurare una terapia insulinica intensiva e EV in continuo. Dall'altro, se ho un paziente non critico, devo programmare uno schema insulinico sottocute di tipo programmato. Perché programmato? È fondamentale, quando parlo di terapia insulinica sottocute, evitare il trattamento sliding scale, quel trattamento in cui io somministro insulina ad intervalli regolari, ma solo se il valore glicemico supera una determinata soglia. Cosa succede? Che io non vado a prevenire l'iperglicemia, ma il paziente va in iperglicemia e quando si verifica l'iperglicemia io la tratto abbassando spesso troppo repentinamente la glicemia del paziente. Si crea quello che gli americani definiscono l'effetto roller coaster, ovvero montagne russe. Scegliere quindi sempre un trattamento programmato sottocute basal bolus, dare una dose basale di insulina
al paziente che serve per ridurre la variabilità glicemica, prevenire l'iperglicemia associata a dosi di insulina prima del pasto che controllano l'iperglicemia prandiale. È un trattamento che mima perfettamente quello che è il fisiologico pattern di rilascio insulinico. È il trattamento di scelta ed efficace. Questo è quello che succede ad un paziente se passiamo da un trattamento sliding scale a un trattamento basal bolus. Quello che è un'enorme variabilità glicemica del paziente viene estremamente ridotta se utilizzo il trattamento basal bolus. Riduco la variabilità glicemica e quindi cosa faccio? Miglioro il compenso glicemico. Voglio farvi solo un breve accenno a quelle che sono le differenze, sono sostanziali, tra l'insulina umana e i più recenti analoghi, parlando in particolare delle insuline rapide. L'insulina umana rapida, dovete sapere che inizia ad agire 30 minuti, un'ora dopo la somministrazione. Quindi io devo somministrarla sempre 30 minuti, almeno 40 minuti prima, e qui però devo essere certa che il paziente entro l'ora mangerà. Ha un picco d'azione non fisiologico che non copre perfettamente il picco iperglicemico del pasto e ha una durata d'azione, come vedete, molto lunga, fino a 6-10 ore, che mette a rischio il paziente di ipoglicemie interprandiali. Al contrario, se vediamo il profilo d'azione in blu dell'analogo rapido, è molto simile a quello dell'insulina fisiologica. Inizia ad agire subito, dopo un quarto d'ora, e questo mi permette di poterlo somministrare sia prima del pasto, ma anche durante o dopo il pasto. Ha un picco d'azione fisiologico, dose e sede indipendente, e una durata d'azione molto più breve, entro 30 minuti, che riduce moltissimo il rischio di ipoglicemia nel paziente. Ora, vi ho parlato di quale schema di insulina utilizzare nel paziente non critico e abbiamo visto basal bolus, quale insulina preferire e abbiamo visto l'analogo, vediamo quanta insulina dare al paziente. Anche qui un calcolo molto semplice. Si calcola la dose di insulina giornaliera secondo il peso corporeo. Nel soggetto normale sono 0,4 unità di insulina pro chilo. Se il paziente è sottopeso 0,3, se è obeso da 0,6 e oltre. Una volta calcolato il fabbisogno insulinico giornaliero totale, un 50% di quella dose la dovrò somministrare come dose basale, un 50% come insulina rapida, di cui un 20% a colazione, un 40% a pranzo e un 40% a cena. Così ho costruito per il paziente un trattamento programmato insulinico basal bolus, che naturalmente poi andrà aggiustato a seconda dei valori glicemici che otterrò dal monitoraggio pre e post prandiale del paziente, attraverso quelli che sono gli algoritmi di calcolo, che sono numerosi, prodotti dalle varie società di diabetologia che potete trovare in letteratura. Quello che invece dovete sempre ricordare è il trattamento dell'ipoglicemia. Anche qui dividiamo due ambiti. Se il paziente è vigile, io somministro zuccheri semplici per os, secondo la regola del 15. 15 grammi di zuccheri semplici, ad esempio 3 zollette di zucchero o un bicchiere di succo di frutta, ogni 15 minuti valutare la glicemia e ripetere la somministrazione fino a che non arriva delle glicemie di sicurezza superiori a 100. Se il paziente non è vigile, invece, dovrò somministrare glucosata al 30%, seguita da glucosata al 10% e continuare il monitoraggio anche qui ogni 15 minuti finché non arrivo a dei valori di sicurezza. Vediamo insieme se riusciamo a risolvere quelli che sono gli errori più comuni nella pratica clinica. Il primo esempio è questo: il paziente non si alimenta, quindi io a pranzo non do la dose di insulina rapida. Questo è vero se la glicemia è normale, ma se la glicemia è elevata, io devo correggere quell'iperglicemia attraverso un piccolo dose bolo di insulina rapida. E ancora, se la glicemia prima del pasto è normale o addirittura bassa, salto la dose di insulina. No, la dose di insulina prima del pasto non va saltata anche se ho una glicemia ad 80.
Perché mi serve per correggere l'iperglicemia legata al pasto. Quindi io dovrò somministrare insulina rapida con gli algoritmi di cui vi ho parlato, correggerne la dose e naturalmente utilizzare un analogo per non fare passare troppo tempo tra la somministrazione e l'azione dell'insulina. Un altro errore che si vede molto spesso nella pratica clinica è questo: la glicemia delle 10 di sera è normale, per cui la dose di basale io non la somministro. Questo è un errore fondamentale. La dose di basale va sempre fatta anche se il paziente ha le 10 in ipoglicemia. Perché? Perché mi serve per controllare e prevenire l'iperglicemia delle 24 ore successive. Quindi il comportamento è di fronte a un'ipoglicemia delle 10 di sera, tratto l'ipoglicemia e faccio la dose di basale non appena la glicemia delle 22 ritorna normale. Ricordatevi che dovete titolare l'insulina basale sulla glicemia del mattino successivo e non sulla glicemia delle 22. Vi voglio parlare anche di quello che è il trattamento insulinico intensivo da fare nei pazienti critici. Nei pazienti critici devo somministrare insulina in vena in continuo. In letteratura trovate moltissimi protocolli di infusione di insulina. In Emilia-Romagna si utilizza questo. È un protocollo che nasce dalle sezioni regionali delle principali società di diabetologia, AMD, SIDE e OSDI. È un protocollo semplice, a piena gestione infermieristica, in cui vedete che per ogni valore di glicemia corrisponde una velocità di infusione e un eventuale bolo di somministrazione. Io ricordo solo alcuni concetti. Il primo, la somministrazione di insulina in vena nei pazienti critici si inizia per glicemie superiori a 180. Una volta iniziati, devo controllare la glicemia inizialmente alla prima ora, poi ogni 2 ore durante il giorno e ogni 4 ore durante la notte. Il terzo punto fondamentale è, per glicemie inferiore a 110, sospendere l'infusione di insulina. Abbiamo quindi parlato di diagnosi, abbiamo parlato di trattamento. Alcune poche parole per dirvi un altro punto fondamentale nella gestione del diabete in ospedale ed è la dimissione, non va sottovalutata. Bisogna organizzare la dimissione molti giorni prima. In particolare il paziente o se necessario i familiari, il caregiver, vanno addestrati, istruiti all'automonitoraggio e alla terapia, alla gestione della terapia che io ho impostato. Quindi è fondamentale allacciare il paziente al centro di diabetologia territoriale in modo da creare uno stretto follow-up necessario, soprattutto nelle prime settimane dopo la dimissione. E concludo dandovi questi che per me sono i 4 messaggi fondamentali. Fondamentale è riconoscere l'iperglicemia all'ingresso, non sottovalutarla, non pensare è alta la glicemia perché probabilmente il paziente ha appena mangiato. L'iperglicemia va verificata e classificata. Quindi devo distinguere se il paziente è diabetico, è un diabete mellito di nuova diagnosi o se è un'iperglicemia transitoria da stress. In ogni caso, l'iperglicemia va sempre trattata e quindi devo ricordarmi che paziente ho davanti. È un paziente critico o è un paziente non critico? Nel caso del paziente non critico, adotterò un trattamento insulinico sottocute. Ricordatevi sempre di adottare un trattamento insulinico basal bolus, la dose di basale e i boli ai pasti. Se invece mi trovo davanti a un paziente in condizioni critiche e sono in un'unità di terapia intensiva, il trattamento è un'infusione in continuo di insulina e dovete ricordarvi di utilizzare quello che è il protocollo regionale Emilia-Romagna delle società SID, AMD e OSDI. E con questo vi ringrazio. Grazie. Commenti? Più tecnico? Sì, complimenti li lasciamo, li diamo per scontati.
Allora, io vorrei dire una cosa tecnica, sì. E quindi ci sono solo tre punti. Io intanto complimenti davvero, nel senso che a parte la chiarezza nel parlare, i contenuti grafici della presentazione erano estremamente ben modulati, mm-hmm. e davano molto spesso l'esatta lettura dei contenuti che lei spiegava a voce, okay. in maniera molto completa. C'era solamente tre slide che io, certo. ho visto forse migliorabili, mm-hmm. ma un'idea, insomma. Beh, una banalissima, c'era una slide con due ellissi sulla sinistra e i testi sulla destra, erano troppo distanti, okay. ma sì. Cioè, c'era un vuoto così. Proprio di spazi che potevano essere gestiti diversamente. Okay, eccola qua, sì, ero un po' okay. persi per... c'era un grafico bianco, su fondo bianco, che io non amo, per cui me lo sono segnato. E questo? Il grafico questo? Sì. Questo l'ho fatto io a fatica, sì. perché... cercato di riprodurre il profilo d'azione. Capita spesso di dover rifare grafici di questo genere, perché mi arrivano appunto i PDF degli articoli, eccetera. Io evito sempre, se ho un fondo nero non metto un grafico su fondo bianco, perché mi spara e si legge poco. Siccome devo comunque ridisegnarlo in PowerPoint, quei tracciati... No, io ho scelto apposta il bianco per far risaltare i colori dei vari profili d'azione. Lì quindi... è sufficiente. Siccome abbiamo poche linee, in realtà, le linee di spessore maggiore, colorate su fondo... Possiamo un riquadro comunque scuro, un nero sfumato blu, cioè una cosa dove quei colori possano essere più chiari e risaltare maggiormente. Resta molto più leggibile la cosa senza abbagliare, perché lì comunque un po' abbaglia, dà un po' di fastidio. E l'ultima diapositiva dell'Audi, quella dei quattro cerchi, sì. che è sponsorizzata dall'Audi evidentemente, e credo che graficamente, se ho capito il contenuto che lei ha spiegato, c'è un punto di bivio dove c'è il paziente, nel senso che dal paziente si fa o insulina sì o insulina di, non possiamo averle a seguire, quindi graficamente andava rappresentato un bivio dal paziente verso i due punti, insulina SC e insulina di. Sì, è giusto. Era proprio solamente una cosa concettuale. Per il resto, devo dire, ben costruita e davvero notevole. Grazie. Altri commenti, suggerimenti? Bianca? L'ultima era la stessa che avevo fatto io, di dividere, perché si era perso il take home message iniziale, di dividere se è critico o non critico, di dare l'insulina in un modo o nell'altro. Poi nella seconda slide, quella dell'epidemiologia, secondo me tu, intanto c'è tanta roba e dici cose diverse da quelle, per cui un sesto e milioni, io cercavo di leggere e seguire te e alla fine non capivo qual era il messaggio epidemiologico, nel senso che davi delle percentuali o sesto o qualcosa. Ho aggiunto, nel senso che ho detto che 3 milioni, 600.000 sono 6% della popolazione. Ecco, io intanto ho aggiunto dei concetti. Leggevi già 6 milioni e quindi non riuscivo a seguire quello che dicevi. Scusa, mi inserisco brutalmente, chiedo scusa. In questo punto diventa vantaggioso il lavoro a cascata di queste cose. Cioè, la prima riga con i 3,6 milioni, sulla quale vai a dire che c'è un 6% della popolazione, clic, 6 milioni, crescita prevista. Vai a scaglioni, faccio comparire le cose. In modo che fai digerire il primo dato prima di dire il secondo. E in quella, mi sembra che sia subito quella successiva. Questa? No, allora è la qua, è quella dopo, cioè, aspetta. Questa, perché io ovviamente non sono diabetologa e quindi venivo colta dall'andare a leggere qual è il rando, digiuno, tutto quello da stress e non solo. E tu invece raccontavi la storia dell'emoglobina glicata. E anche c'è qui, quindi tanta non roba. Riuscivo a seguire cosa dovevo, perché per un diabetologo immagino che quello siano cose già date, note, come per noi il FEV1, quindi forse potevi non metterlo o non lo so. Okay. E se no andare consiste tra quello che dici e quello che... Okay. Così, perché per chi non è nel mestiere facevo fatica. E poi sostanzialmente era quello. Sara? Dimmi. No, no, certo.
esatto. Ah, ecco, poi... ancora indietro, eccola qua, objective, no, no. Mm. Oh, sì, lo scopo, sì, là. Sì, sì. Sì, mm-hmm. E l'altra ce n'era uno con un grafico che c'era un che probabilmente o era ecco quello dopo o quello no allora era quello prima scusami questo quello prima ancora perché questo è tutto tratteggiato e se ci spieghi perché esatto no questo è stato assolutamente il mio dubbio nel senso che io dovevo mettere in risalto di fatto la mortalità la colonnine verdi. Perché sono quelle che hanno una mortalità nell'iperglicemia, è l'unica che raggiunge la significatività statistica. E alla fine, dato che qui sono graficate sia i pazienti in unità di terapia intensiva, sia i pazienti in unità non intensiva, sia la totalità dei pazienti, ho tratteggiato solo uno, ma con grossi dubbi, perché forse teoria forse o non tratteggiavo nulla o... Cioè nel momento in cui lo tratteggiavi ci dici il messaggio, solo quello? Sì, sì, l'ho detto. No. Anche qua effettivamente il tratteggio che compare già all'inizio quando compare la slide, cioè così fisso, non ci attira l'attenzione sul fatto che quello è il dato che io l'ho fatto apposta per non aggiungere troppe animazioni, perché nella slide successiva c'è un'animazione, non piacciono tanto neanche a me, sono partita già col dato sottolineato. Se il grafico è realizzato in Excel, come probabile, sì, l'ho rifatto, sì. Se l'hai fatto in Excel, sì. Comunque poi nella videoproiezione puoi animare le singole colonne, per esempio. A seconda della versione di PowerPoint è possibile. Volevo ridurre il numero delle animazioni. È animata quella successiva, quindi ho pensato di evidenziarlo senza animazione. È stata proprio una scelta. Dolce. Io lo lascerei, questo lo lascerei al referendum, è un po' come l'articolo del... No, sono d'accordo, anch'io avrei fatto lo stesso commento, però sì, io preferisco consistenza o italiano-inglese, però dipende dalla sensibilità individuale. Se non ci sono altri commenti, se posso, eccellente rispetto dei tempi, eccellente uso del titolo in maiuscolo e testo in minuscolo, quindi buona comunicazione visiva, buon modo di presentare. Ho alcuni consigli generali. Uno, un pochino più piano. Sì. Un pochino più piano per sottolineare alcuni. Secondo consiglio generale, secondo me molte diapositive potrebbero essere trasformate in, so che chiede tempo, ma in figure. Invece che in messaggi e ad esempio questa potrebbe far fruttare quell'esempio che ho dato, cioè ridurre a destra mettere questa figura e a sinistra mettere i key messages. Cioè quello che un suggerimento generale da prendere in considerazione, io non amo i titoli descrittivi, io amo i titoli col messaggio. Quindi se il messaggio di questa è che l'iperglicemia non controllata è associata ad aumento di morte, metterei okay. L'iperglicemia non controllata è associata a tempo di morte. La referenza, è chiaro che è scontato che tutti coloro che si occupano di diabete sanno cos'è lo standard del 2015, però non c'è la referenza. Non so dove è pubblicato, se c'è... Se è una rivista, se uno vuole andarlo a prendere. Siccome poi le diapositive in genere vengono lasciate,
Io una, alla fine della relazione, magari anche senza presentarla, ma alla fine della relazione, dopo le conclusioni, mi è piaciuto molto il take home message, dopo con i suggerimenti che sono stati dati, un elenco delle tre suggested, no? delle letture. E fondamentalmente non avrei messaggio nel titolo, veloce, per il resto direi che è stata un'ottima presentazione. Se non ci sono altri commenti. Grazie. Non addetti al lavoro, se si può avere anche la lettura. Sarebbe... Volentieri. È tutto registrato. Sì, non c'è problema. Ecco, questo è un esempio di lettura che non era prevista dall'outline che avevo discusso io, perché sarebbe stata una lettura. Questa è una, mi ha fatto piacere che l'abbia tenuta, perché è una raccomandazione, una lezione, è un, no? Non è una revisione della letteratura su un argomento specifico, è una lezione che di solito non ci sono ai congressi. I congressi scientifici ci sono revisioni su un determinato argomento, è più tipo linee guida o tipo... Ed è fatta molto bene da questo punto di vista, perché le linee guida in genere sono di una noia assolutamente infinita. Invece lei è riuscita anche a insegnarmi delle buone cose sul diabete che non conosco. Clinical practice è stato un buon esempio, grazie.